600 alberi, quindi tra arance amare e arance cosiddetto biondo sorrentino, più quelle nei parchi, siamo sicuramente intorno ai 1500 alberi di arance pubblici. L'idea arriva da Monte Carlo, dove la raccolta delle arance e degli alberi pubblici è ormai una tradizione consolidata e molto apprezzata. Con i frutti producono marmellate, canditi, vini e grappe. Da quest'anno le arance pubbliche si raccolgono anche a Sorrento. Di raccolta di agrumi a Sorrento e non solo nei frutteti privati, le arance dell'incantevole penisola stretta tra i golfi di Napoli e Salerno si raccolgono per la prima volta dagli alberi pubblici lungo le strade o nei parchi, come accade a Monte Carlo, dove il recupero dell'arancia amara è ormai una tradizione consolidata. I frutti anche a Sorrento vengono poi distribuiti ai cittadini e così per le strade al lavoro ci sono i giardinieri di Penisola Verde, la ditta che per il comune gestisce la raccolta dei rifiuti e la cura dei parchi e che ha dato il via a questo progetto. Nasce da un'esigenza innanzitutto di diminuire lo spreco e i rifiuti che fino all'anno scorso diventavano le arance pubbliche e anche limitare l'imbrattamento della città quando cadevano al suolo. Sono 1500 in tutto gli aranci pubblici a Sorrento, sono ancora carichi in questo periodo delle due varietà del territorio, l'arancia amara e la bionda sorrentina. Il nostro terreno vulcanico confluisce al frutto una ricchezza sia in termini di quantità di succo, ma anche di qualità organolettiche e anche di oli essenziali all'interno della buccia. Prima che Sorrento diventasse una grande meta turistica, era l'unica fonte di sostentamento, era l'arancio. E veniva esportato in tutto il mondo e quindi era quasi un frutto sacro per le persone del posto. Un frutto che non a caso Slow Food ha inserito tra i 5.700 prodotti del globo protetti dall'Arca del Gusto, il gigantesco paniere della biodiversità agroalimentare che l'organizzazione cerca di salvare dal rischio di estinzione, valori che nelle giornate sorrentine di raccolto in strada Slow Food affida ai bambini insieme a buonissime spremute di arance appena raccolte dagli alberi pubblici. La raccolta è iniziata a dicembre, abbiamo raccolto quasi 10 tonnellate di arance tra le due qualità e siamo riusciti a produrre 1300 litri di succo, oltre 1500 barattoli di marmellata e 4 litri di oli essenziali. Perfetto circuito virtuoso, ciò che non viene distribuito gratuitamente ai cittadini viene trasformato e destinato alla vendita. Il ricavato sarà usato per acquistare nuovi alberi. A trasformare gli agrumi è la cooperativa di 200 imprese agricole Solagri. Nel suo impianto di Sorrento, solitamente destinato alle lavorazioni di limoni IGP, arance e mandarini, diventa concreta l'idea di rimettere nel circuito economico un prodotto dal profumo unico, un tempo destinato a marcire. Uno viene qua, prende un arancio di Sorrento e lo sbuccia con le mani, fino a sera qualcuno vi dirà: ma hai mangiato un arancio? Perché parla per tanto tempo. Mi può raccontare il processo che subisce un frutto quando arriva qui fino all'annullamento dello scarto? Non ci sono scarti di produzione. Vengono pelati, se vogliamo fare il succo d'arancio viene pelato, facciamo il succo, altrimenti facciamo l'olio essenziale e poi facciamo il succo. Il residuo viene poi indirizzato in serbatoio e vengono a prelevarlo per la produzione di energia elettrica, biomassa. Quindi noi residui non ne facciamo.